ジャンプ50周年往年の名作から最新人気作品まで、オーマイジャンプ、ジャンプ好きのジャンプ好きによるジャンプ好きのためのドラマ、オーマイジャンプ、オーマイジャンプ、1月12日金曜深夜0時12分放送。Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video news della settimana. Quello che avete visto, spero che lo abbiate visto perché spessissimo i video vengono bloccati per colpa dei trailer, è proprio il trailer di una serie che ha debuttato su TV Tokyo questo venerdì, ovvero Oh My Jump. Ed è una serie che io necessito assolutamente di vedere, anche solamente in giapponese senza sottotitoli. Ditemi dove la posso trovare. Oh My Jump è uno show per la TV coprodotto dalla Shueisha per il 50° anniversario della storica rivista Weekly Shonen Jump ed è anche il 50° serial trasmesso nella fascia oraria notturna di TV Tokyo denominata Drama 24. Il protagonista Hiroshi un giorno assiste ad una molestia del suo capo di dove lavora verso una dipendente. Da tipico uomo medio dei serial giapponesi e non, questo tizio però non fa niente. Un giorno, un misterioso uomo lo accompagna al club segreto Oh My Jump, dove si riuniscono tutti i peggio nerdoni giapponesi appassionati di Weekly Shonen Jump. Quindi un club dove otaku fatti e finiti si ritrovano per discutere dei loro manga preferiti. Una cosa assolutamente fantastica è dove nella copertina vediamo una che fa Arale, uno che fa Sirio il Dragone, uno che fa Kenshiro, c'è quello che fa Naruto e anche altri personaggi che vediamo nel trailer, quindi sembra una figata assoluta oppure una trashata porcata pazzesca. Probabilmente sarà una commistione delle due, ma io la voglio vedere assolutamente, quindi ditemi qui sotto nei commenti dove la trovo. È stata anche annunciata la data di uscita del nuovo cortometraggio del maestro Hayao Miyazaki, Kemushi no Boro, ovvero Boro il bruco nella traduzione italiana. Il corto è in lavorazione dal 2015 ed era originariamente programmato per uscire nella primavera del 2017, ma è stato posticipato proprio al 21 marzo del 2018 per gli impegni che il maestro Miyazaki sta infondendo al suo nuovo progetto, il progetto per un nuovo lungometraggio, Kimitachi wa Doikiruka, che è appunto in lavorazione. Però c'è un però. Boro il bruco, il nuovo cortometraggio del maestro Miyazaki, verrà proiettato solamente al cinema interno al Ghibli Museum in Giappone. E questi corti, questi mediometraggi comunque non si trovano quasi mai, a meno che io sappia, al di fuori dello studio Ghibli, del museo dello studio Ghibli. Quindi anche qui, se sapete dove trovarli, se esistono dei DVD, ma non credo, fatemelo sapere nei commenti. Intanto sappiamo che per ora solamente i giapponesi che potranno prenotare uno degli 80 posti nella piccola sala dello studio Ghibli potranno assistere a questa nuova opera del maestro Miyazaki. Poi chissà che in futuro magari ne esca una raccolta, visto che questo non è il primo, in quanto si tratta del 10° corto d'animazione prodotto per essere proiettato proprio all'interno di questo piccolissimo cinema di 80 posti all'interno del museo Ghibli. Annuncio molto interessante quello di Dainit, che ha appunto annunciato due manga che ho adocchiato sinceramente subito. Uno lo conoscevo per sentito dire, mi era stato consigliato da Berliak, l'autore di Sad Boy, di cui vedrete l'intervista a breve sul canale, ed è Tokyo Eilen Brothers di Keigo Shinzo. Un'opera, come vedete dalle tavole, molto molto particolari, comunque mi sento di seguire il consiglio di un autore come Berliak, e la storia, vedendo le tavole e sapendo che tratta di due extraterrestri inviati sulla Terra per stabilire se la propria razza possa stabilirvisi, potrebbe renderlo sicuramente un esperimento interessante, in soli 3 volumi, che non si sa se Dainit pubblicherà in volume unico o magari in due. È stato infatti annunciato il costo di questi due manga che verranno pubblicati dalla casa editrice ed è di 16,90 euro, quindi un costo abbastanza elevato. Io presumo che ci siano anche abbastanza pagine, insomma una buona cura in questi volumi. Cura che solitamente Dainit ha messo comunque abbastanza nelle sue produzioni cartacee. E il secondo annuncio, annuncio a sorpresa anche questo come Tokyo Eilen Brothers, è quello del volume unico L'Uccellino Azzurro, dallo stesso autore, noto per i due volumi Il cane che guarda le stelle, Il cane che guarda le stelle racconti, editi da J-Pop, due volumi molto molto toccanti, soprattutto per chi ama gli animali. E questa è una drammatica storia di una famiglia che si ritrova a perdere tutto quello che aveva e deve comunque ripartire. Uscirà il 31 gennaio in Blu-ray e in DVD in questo angolo di mondo,
di Sunao Katabushi. La storia dei due sposi Shuzu e Shusaku verrà pubblicata, appunto, come dicevo, in Blu-ray e in DVD dalla Dynit. È stato annunciato tramite il suo canale YouTube e Twitter che Netflix vedrà l'uscita mondiale di Godzilla Planet of the Monsters, che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 17 gennaio. Questo è il primo film di una nuova trilogia dedicato al kaiju più famoso che ci sia, dalla Toho Animation, ed è uscito in Giappone il 17 novembre scorso. Diretto da Kobun Shinzuno e Hiroyuki Seshita, il film è prodotto da Toho Animation e Polygon Pictures. Mentre il sequel sarà ambientato in un futuro oscuro, in cui saranno rimaste solamente pochissime persone a confrontarsi e a scontrarsi con il nostro bel mostriciattolone. Ed inoltre in questo film è stata ufficializzata anche la presenza di Mechagodzilla. Il grandissimo Leiji Matsumoto, a cui faccio i miei migliori auguri, compirà 80 anni il 25 gennaio prossimo. E a questa veneranda età, il maestro Matsumoto disegnerà anche dei nuovi capitoli per il suo famosissimo manga, uno tra i più famosi probabilmente della sua illustre produzione, ovvero Galaxy Express 999. Questo episodio speciale sarà inserito dalla Shogakukan in un libro che verrà rilasciato tra qualche giorno, chiamato Matsumoto Leiji, Mugen Soso Kido, che conterrà materiale storico dell'autore, aneddoti, sketch e quant'altro, e appunto questo nuovo capitolo speciale dell'opera. Capitolo speciale che però non sembra far parte del recente annuncio dell'autore, che ha detto di voler tornare a lavorare proprio sull'opera originale, lasciando intendere probabilmente ad un sequel. Ho perso anni della mia giovinezza a combattere con loro. Adolescenza infiammata dall'ardore per combatterli. Ma forse il Moige, quando voleva cancellare gli anime dalla faccia della terra, non aveva tutti i torti. Sto scherzando, ovviamente non è assolutamente così, quindi quello che ho detto prima è solamente parte dell'entertainment, ma era una buona intro per parlare del fatto che abbiamo scoperto forse che anche Kim Jong-jun, uno dei personaggi più particolari, per quanto tristemente particolari, della nostra epoca, il famosissimo dittatore nordcoreano che ormai tutti conoscono, che sembra, come Osama Bin Laden, essere un grandissimo otaku. Un reporter ha scoperto che Kim Jong-un è un grandissimo appassionato di basket, e quello che lo ha fatto avvicinare al basket, come è successo per tantissimi giovani giapponesi, potrebbe essere stato l'amore per Slam Dunk. Leggendo oltre a quello, molto molto volentieri, anche il famosissimo Dragon Ball di Akira Toriyama, mentre sua sorella era solita leggere Sailor Moon di Naoko Takeuchi. Questa simpaticissima pubblicità vi farà capire quanto il mondo dei manga sia dentro la cultura popolare giapponese. Stiamo infatti parlando della pubblicità di un'azienda di incontri, proprio tipo a livello mythic, però nel mondo reale esistono ancora in Giappone queste aziende, questi uffici di incontri per formare delle coppie, pubblicizzati grazie a delle rappresentazioni grafiche di Black Jack, del famosissimo manga Black Jack, quindi possiamo dire Kuro Azama, che appunto ha una sorta di speed date con Miss Dronio, conosciuta in Giappone come Doronjo. E c'è da dire che sono comunque nel loro piccolo anche video carini, e magari possono esserlo soprattutto per chi capisce il giapponese, e comunque dei video fatti bene in collaborazione con Tatsunoko Production e Tezuka Production. Una vicenda totalmente assurda e che pensavo potesse succedere solamente negli anime o nei manga, ma che invece succede anche oggi in Giappone, anno domini 2018, ed è appunto la notizia della polizia giapponese che ha arrestato questo tizio, un malato di mente totale, ovvero Hideyuki Yokohama, un 32enne disoccupato che è stato accusato di aver mandato decine e decine di mail di minacce alla doppiatrice Ayana Taketatsu. La ragazza è famosissima per aver doppiato una miriade di serie, tra le quali K-On!, High School of the Dead, Star Driver, Oreimo Guilty Crown e tantissime altre. L'uomo, in una delle sue folli mail, avrebbe scritto alla ragazza: ti stai dando davvero troppe arie, non posso perdonarti, non riesco a starmene senza far nulla, muori, muori, muori. Questa folle mail è stata mandata alla ragazza da un manga caffè, e l'uomo, una volta preso dalla polizia, ha confessato di essere il mittente. Cosa ancora più assurda è che l'uomo sembra sia l'ex leader di un fan club della Taketatsu stessa. Ragazza che secondo la polizia dal 2014 ad oggi ha ricevuto qualcosa come 70.000 mail di minacce.
E si sta cercando di capire se alcune di esse appartenessero proprio a quest'uomo, in modo da aumentare giustamente la sua pena. È stata annunciata una serie TV per il fumetto, bellissimo a mio avviso, ho letto proprio nel 2017, che mi ha preso tantissimo. Ne parlo anche in un video acquisti precedente, quindi andatevelo a cercare se vi va. Snowpiercer Transpersonage. La serie sul fumetto francese verrà trasmessa dalla TV americana via cavo TNT, realizzata da Tomorrow Studios e Studio T, con protagonisti Jennifer Connelly e David Diggs. Infine, una notizia che non so quanto potrà far piacere ai fan degli anime, viste le disastrose esperienze con questo editore, è che verrà pubblicato l'anime del manga Nisekoi per il mercato italiano, ma a farlo sarà appunto Kase. Se volete conoscere la qualità di questo editore, vi basta fare un giro su YouTube a cercare alcune loro traduzioni. E soprattutto le voci che recitavano quelle traduzioni. Ad ogni modo, questa serie verrà solamente sottotitolata, quindi si spera che almeno concentrandosi su quello riescano a fare un lavoro migliore, anche se questo penalizzerà ovviamente chi vorrebbe godere del doppiaggio italiano, di cui è sempre bene avere scelta, secondo me. Il primo di due box con la serie completa sarà in vendita dal 28 febbraio. Bene ragazzi, queste erano le news della settimana. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, se ci sono delle news che mi sono perso. Aprite il box informazioni per sapere dove seguirmi su Facebook, su Twitter, su Instagram, sul mio blog, per vedere come acquistare scontato su Amazon. E tanto tanto altro. Se il video ti è piaciuto puoi condividerlo, lasciare un like. E iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, soprattutto. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!